se va dentro non lo so, posso arrivare pure fino al Duomo a piedi. Quindi, però non è andata dentro, quindi... No, è stato distinto, sì. Si è fermato. Pienamente distinto, poi come mi sono girato non scendeva più, non scendeva più. E niente, purtroppo è scesa fuori. Ma al di là di questa prodezza estemporanea, comunque una prestazione frizzante, no? Oggi stavi un po' bollicine, Tarragone, Vicenza. Il Vicenza, dici? C'è un contro-tetto? Ma no, Forse assolutamente, dipende dai. dalla gambettata che... Ma no, no, comunque sono giocate, io appunto mi rivedo in quello che più o meno ho fatto oggi, cioè nel senso giocatore estroso, giocatore che forse la pecca di andare a tratti, però... Alla fine in questa categoria ci può stare. E niente, questo. Quando parlavo di licenza mi riferivo al fatto che già l'anno L'anno scorso scorso, certo, Pastrani, sì. quindi... Ci ho provato pure quest'anno, dai, non è andata come l'anno scorso, però penso che la prestazione sia stata identica all'anno scorso, più o meno. Solo che appunto senza subire quasi niente e creando appunto quelle due tre palle gol che ci potevano portare alla vittoria, però va bene così, ci prendiamo questo punto perché sappiamo il Vicenza che squadra è, il blasone appunto che hai detto tu e niente, quindi siamo soddisfattissimi e ci prendiamo questa ottima prestazione di tutta la squadra dal primo all'ultimo.2020 cominciato bene, gennaio una serie di partite abbastanza impegnative, va bene, almeno le sono tutte. Il mister non ci ha risposto prima in questo senso. È un mese di snodo, secondo te, un mese che chiarirà definitivamente dove potete arrivare e quello che potete fare. Chiarirlo perlomeno. Ma dove dobbiamo arrivare? Noi No, vabbè. sappiamo tutti quanti. Questo no, purtroppo, cioè nel senso è un mese un po' così, tosto, un po' perché appunto è aperto il mercato, un po' per le partite appunto affilate che ci sono, un po' perché appunto noi abbiamo queste prime 7-8, se non sbaglio, partite, sono tutte difficili per l'amore di Dio, però diciamo con squadre appunto più blasonate del girone. E noi abbiamo riniziato veramente un 2020 con carattere, quello che comunque abbiamo dimostrato nell'ultimo mese e mezzo del 2019, che in parte forse un po' il cambio, un po' prestazioni altalenanti, in certe circostanze avevamo perso, però sappiamo tutti che da 3 anni e mezzo che sto qua, diciamo, la forza di questa squadra è fare prove di carattere. Per me è proprio l'ultimissima, dato che hai parlato anche di mercato. Mi pare che sei in scadenza e ti aspetti che magari anche dopo prestazioni del genere, dopo una continuità del genere, qualcuno ci sarà dentro di gioco. Questa è buona prima. Guarda, sarei contento perché io qua sto bene e tutto, ma c'ho la mente sgombra, ti dico la verità, perché appunto, come ben sapete, negli ultimi 2 anni e mezzo ne ho passati tutti a livello di infortuni e quindi non mi ha dato, diciamo, la possibilità di dare continuità appunto alle prestazioni. Quindi penso solo domenica dopo domenica. Perché appunto, ma non solo io, lo penso io, ma tutta la squadra, perché penso che il calcio appunto ogni martedì bisogna riazzerare quello che comunque si fa la domenica, prendendo delle cose buone e delle cose comunque da migliorare sicuramente domenica dopo domenica. Quindi questo spetta alla società appunto bussare, io sicuramente sarei contento, eh. Cioè,
questo è poco ma sicuro.